ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Io sono qua dietro, ciao Oreste qui in parte. Ciao, ciao. Però oggi mettiamo la goccia Alessandra con il gioco ai mai, che era un gioco che avevo fatto un po' di tempo fa. Alessandra, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Adelina, come sta? Sta bene? Non la sento da un po', però ho sentito che torneranno i paraggi. Quindi tornerà? Sì. Sì, tornerà. Ragazzi, prima di iniziare con le domande, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, passerà sopra Alessandra, di attivare la campanella, che cosa? Attivare la campanella, mettere mi piace, condividere, eccetera, eccetera. Sorry, il bello della diretta con Rutto, scusate ma ci voleva, però sapete che il Rutto fa Natale. E come sempre commentate, condividete e seguitemi in tutti i miei social. Allora, il gioco si chiama Ai Mai, devi dire o sì o no, però devi dare anche la motivazione. Okay. È un po' il video che mi hai fatto te sulle domande su verità sconce, questo si chiama Ai Mai. Iniziamo. Hai mai voluto cambiare sesso? No, sto bene nel mio corpo. Provato attrazione per qualcuno del tuo stesso sesso? Per ora no. Dormito? Non dire mai. Ah. Dormito con uno sconosciuto? No. Fatto sesso con qualcuno solo per aver posto solo per avere un posto dove dormire? No. Sei mai scappata di casa? No, ma ci ho provato tante volte da piccola. Mentito al medico solo perché ti desse malattia? Non lavoro, quindi. Fatto pipì in piscina? Sì, assolutamente. Sì. Detto ti amo credendoci? Sì. Filtrato con un amico della persona che ti piace? Flirtato? Con un amico? No, non penso. Fatto uno striptease? Sì, ci ho provato ed è uscito malissimo. Mentito solo per fare ingelosire il tuo partner? Sì. Vomitato nel tuo letto? Penso da piccola. Scorreggiato e dato la colpa a qualcun altro? Sempre. Passato la notte sveglio fino a vedere l'alba? Sì, bellissimo. Usato Tinder? No, ho usato un altro social una volta perché ero al mare, ho detto vediamo chi c'è in giro. Ecco, evitiamo, non facciamo pubblicità, non vogliamo neanche saperlo. No, ma è una cavolata, cioè ecco. L'ho disinstallato dopo un giorno. Ecco, detto a un tuo amico, quello che si fa a città di suo viaggio si rimane a... Non ho capito. Allora, hai mai detto a un tuo amico quello che si fa a, per esempio, Bergamo, si rimane a Bergamo? No. Corso nudo? No. Ti sei mai masturbato in un luogo pubblico? No, sono molto riservata. Ha avuto un sogno hot e ti sei svegliata bagnata? No, però i sogni hot ci sono sempre. Anche 9, 10. Rotto qualcosa e dato la colpa al cane o al gatto? Ai fratelli. Perché i fratelli e le sorelle sono bestie. Pensato che un cugino fosse bello, bella? Sì. Mangiato talmente tanto da vomitare? Non sono mai arrivata a vomitare. Meno male, neanche stasera. Ti sei mai ubriacata? No, mi piacerebbe. Fumato l'erba? No, rimedierò. Mica l'avevi trovata l'erba? Sì, ma non diciamo queste cose. Provato una droga pesante? No, sono una brava ragazza. Ha avuto un pensiero inopportuno in chiesa? Andavo in chiesa quando avevo tipo 10 anni, quindi spero di no. Ingoiato il flusso del tuo partner? Oh, merda. Eh beh, sì. Così? Oh. Il flusso nel senso cosa? Lo sperma. Per dire sborra. Eh beh, sì. Cioè, perché voi due no? No, io no, se permetti. Prima cosa? Hai detto un'altra cosa. Vabbè, ma io dico tante stronzate, non so ne pensa quello. Sono tutte stronzate. Ti è piaciuto almeno? Cosa?
No. Ok. No. Bevuto dal bicchiere di uno sconosciuto. Sì, quando ero praticamente neonata, pensando che il bicchiere fosse pieno d'acqua, ho bevuto del vino e mi hanno portato in ospedale perché sono diventata verde. Alcolizzata, quanti anni? 1.5, 6 mesi. Neonata, come fai a ricordartelo? Cioè? Mamma mia. No, me lo raccontano i miei. Ah, ok. Mamma mia. Infatti, dicevo, non mi ricordo mai quello. Mentito al tuo capo o professore? Sì. Mentito un'amica? Sì. Ho fatto battaglie con palle di neve? Assolutamente sempre. Fotocopiato il culo? No. ma la stampante è sopraelevata, quindi non ci arrivo proprio. Ecco. Gridato con tutta la tua forza solo per il gusto di farlo? No, non mi piacerebbe farlo. Fatto sesso con un amico che dormiva al lato? No. Ho messo in atto una fantasia erotica pensata a lungo. Sì. Quale? Vogliamo sapere. No, non posso dirlo. Ce lo dici dopo in quella privata. Dov'è? Ah, fatto un bagno romantico a lume di candela. Sì. Fatto pipì nella doccia. Sempre. Ti sei mai fermato a parlare con un mendicante? No, non penso. Fatto sesso orale in un luogo pubblico? Sì. Tranquilli ragazzi, questo video va in onda dopo la mezzanotte. Fatto sesso in un luogo pubblico? No. Finto di stare male? Mi dispiace, ti ho deluso. Cioè basta quello del sesso orale. Finto di stare male? Sì. Ballato come un matto fregandomene degli altri? Assolutamente. Parlato con un accento straniero per far credere che non fossi del posto? No, parlavo direttamente in inglese. Visitato il luogo d'origine dei miei antenati? Penso siano tutti di Bergamo, quindi ecco. Sì. Cioè, boh, non detto lo una bugia a te stesso? Sempre. Viaggiato solo perché te lo pagavano, ma pensi che la compagnia non fosse delle migliori? No. Amo il mio lavoro in ogni suo aspetto? Lo studio? Mi piace quello che studio, ma... È il discorso che abbiamo affrontato prima. Sì, esatto. Mi hai litigato con qualcuno pur sapendo che aveva ragione? Sì. Detto ti amo non credendoci. Vabbè, le domande sono finite. Come pensi che sia andato Oreste? Secondo me è bello, sono tante cose interessanti. Per quello ci sarà la rubrica prossimamente che si chiama Io Confesso, dove ospiteremo qualcuno e poi modificheremo. Io mi sento sotto pressione, vai, scusate, ma ci sono anche loro qui. Sono qua a fare le domande. Sono stata in camera girl, almeno per concludere la. Sono stata inquadrata abbastanza io, quindi direi che adesso va bene così. Ok. Che dire, avete visto questa nuova puntata di gioco? Hai mai, poi quando Bea sarà libera di fare anche lei, spero che vedrà questo video. Ciao Bea, ma mi dubbi. Se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mettete un bel like, che mi fa sempre piacere. Il video è terminato, vi ringraziamo io, Oreste e Alessandro per averci seguito e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Ciao.